Grazie Valerio, grazie perché, per le tante cose che hai detto, per il ritratto che hai fatto di Ettore, per la tua testimonianza, per la tua amicizia, per quello che avete fatto insieme, per le tante battaglie che avete combattuto. Qualcuno mi ha conosciuto anch'io, qualcuno ha partecipato anch'io, e quindi grazie moltissimo per questa testimonianza. E voglio dire, aggiungerei a tutto quei doveanze che tu hai fatto anche un'altra cosa a cui Ettore teneva moltissimo: il principio della rieducazione delle pene, che la pena debba tendere all'educazione del condannato. Anche questo ormai è morto e sepolto, la gente si alza e comincia a dire tutti in galera, e se qualcuno non ci va tutti a protestare perché non è andato in galera. Cioè, siamo diventati appunto un popolo che indeggia solamente alle galere, dove fra l'altro le galere sono pochissimo attrezzate per ricevere tutti quelli che ci vogliono andare. Quindi siamo alla cosa paradossale, e a me ricordano, vedete, anche in altre occasioni c'era un comico di Senigallia, non so se lo ricordate, nel 1980, si chiamava Braccardi, se non sbaglio, il quale aveva fatto la sua fortuna dal punto di vista comico perché il saltare dice in galera. E noi siamo andati tutti e dico i ragazzi, ma non facciamo più neppure, non si può ridere, ma nemmeno sorride, pensando che questo possa essere il modo per risolvere il problema. Francamente deprimente. Allora, è con grande piacere che passo la parola al dottor Brichetti, presidente aggiunto della Corte d'Appello di Milano. Che io ho sentito in tanti convegni, in tante occasioni, di cui ho letto libri, di cui ho letto articoli, su tante riviste, tra cui quella più efficacemente, più velocemente leggibile, che è La Guida al Diritto, insomma, le tante cose che ha scritto, e quindi sono particolarmente, come dire, contento che sia venuto, perché lui, credo, per onorare, oltre che la nostra città, la memoria di Ettore. Grazie, grazie molte, ma io sono un po' depresso, questi giorni sono depresso. Sono diventato presidente di sezione della Corte di Cassazione, non so se a seguito di cene notturne, perché sono stato proposto all'unanimità. Io che sono di Milano, quindi schiavi di Roma naturalmente ormai, e non sono iscritto ad alcuna corrente, e forse, non lo so, insomma, però sono molto depresso, devo dire, di quello che sta succedendo. Anzi, mi sono chiesto come mai non avete revocato l'invito, perché fra un po', secondo me, non ci inviteranno più da nessuna parte, forse hanno anche ragione, però lo voglio dire perché Giovanni e Valerio, voglio proprio dirlo, perché quando, non so se vi ricordate che a Milano successe di quel presidente della Corte d'Appello che violò il segreto della Camera di Consiglio con una crisi spirituale per la soluzione di Berlusconi sulla questione della venne fatto un convegno a Pontedera, io ricordo bene perché era nella sede della Piaggia. A me piace molto l'Ape Carra, lì c'erano tutti gli Ape Carra, anche quelli vecchi, insomma. E lì in effetti si parlò molto di questo self-marketing, questa promozione di se stesso, insomma, perché questo evidentemente aveva voluto identificarsi con una tesi perché lo si sapesse all'esterno, e noi invece abbiamo detto no, tu sei un traditore della funzione, e come traditore della funzione sei anche uno dei tanti indicatori della crisi della giurisdizione in atto, visto che sei. E poi il mio intervento venne anche scritto e pubblicato su Criminaglia, e ad un certo punto, tra le ragioni della crisi, scrivo testuale, come lo spoil system in atto
dopo l'improvvido abbassamento di 70 anni dell'età del pensionamento, le nomine non per meriti ma per pacchetti correntizi di direttivi e semidirettivi o la totale assenza di controlli inversamente proporzionale alla vigilanza bulimica sui giudici che inversamente proporzionale all'effettivo controllo sull'attività delle procure. Ho detto, ma va, che era passato un po' di tempo. Per fortuna però, che l'hanno letto in pochi, perché lei per fortuna se ne era scritto, ma non mi facevano lì nella cena. Beh, però a me, anche se non mi facevano, stavo bene lo stesso, non ero un grande. Certo che quando io devo parlare per ettere o di ettere vado un po' in confusione, cioè non riesco a essere ordinato, mi si sovrappongono le cose, mi si ricorrono i pensieri, qui scrivevo forse devo dire questa cosa, poi quell'altra, insomma qui c'è un casino tale che non so più che cosa, da che parte prenderla, perché avrei così tante cose da dire, tante cose da ricordare. Qui è un disastro, insomma, però questa depressione, ecco, questa è vera. Ho sentito persino dire in questi giorni, credevamo anche da persone, non so, che giornalisti o opinionisti che vorrebbero accreditarsi come imparziali, come neutri, non so se esistano ancora persone neutre quando si scatenano queste cose. Credevamo che la magistratura fosse fatta, fosse l'ultimo baluardo di legalità, invece guarda anche questa cosa. Cioè, questo per me è veramente un dolore che non vi potete immaginare, ma è un dolore per me, per come la penso e credo anche per come la pensino molti magistrati, perché noi, almeno io già sto male, vi assicuro, quando penso a qualche ingiustizia legale, diciamo così, che si commette, forse addirittura inevitabilmente, no? E capisco che il senso dell'ingiustizia, anche fosse per un caso solo, che finisce sui giornali, cancella il sentimento della giustizia, questo lo comprendo, me ne rendo conto, e so anche, se poi uno vuole fare il colto, dice ex facto oritur ius, cioè i diritti nascono dalla tragica esperienza della ingiustizia, ma intanto voglio dire a quello che l'ingiustizia la subisce, allora gli dico ex facto oritur ius, mi dà uno schiaffone, se minimo, non so, e c'ha ragione lui. Intanto c'è il tormento, ma sono cose che sono accadute anche a me personalmente, a mia persona che io conoscevo. Ci sono persone morte di processo in questo paese, prima ancora quindi di subire una ingiustizia definitiva, insomma una ingiustizia irrevocabile. Oggi morire di processo significa morire stritolati dall'infamia, insomma, perché questo è il meccanismo terrificante. Mi diceva l'altro giorno ex dirigente di una banca importante, dice: io sono sotto schiaffo da 2 anni e mezzo. E dico: ma perché l'hanno rinviata a giudizio? No, sono iscritto, ma sa, oggi il fatto di essere iscritto con la diffusione, i media, eccetera, eccetera, è uguale ad essere condannato, per cui non riesco più a fare un colloquio di lavoro senza che qualcuno mi dica: ma lei è quello che è iscritto a Firenze per quella roba? Sì, ma guardi che per la verità quello là l'hanno archiviato, è di me, anche non sono nessuno, non mi hanno ancora archiviato, perché poi c'è anche la cosa, è questa cosa, e morire di processo oggi è tremendo, poi morire con l'infamia per cui non hai la forza di spiegare ai tuoi figli che cosa sta succedendo, no? Io non so se per le persone che ho visto morire di processo fossero
colpevoli e innocenti. Certo, non lo sapremo mai, ma forse anche ricercare la verità. Io dico sempre la verità la conoscono soltanto i muri, no? Quelli che pensano di possedere la verità, secondo me, magistrati, ma più in generale uomini, più in generale uomini, vabbè, mi dispiace per te, sono desolato che tu non possa sentire queste cose meravigliose. Però ti dico che dice Amanda. E devo dire, no, sai che cosa ti volevo dire? No, questa però te la volevo dire, che era questo, che io è da tempo che vorrei fare un volume, una piccola opera raccogliendo gli scritti, intitolata così, Presunzione di innocenza, ovvero è presuntuoso chi crede di essere innocente. Ci stai? Ci sto. Va bene. Lo presentiamo qui, lo facciamo questa volta c'era molto meglio, è vero, no? No, ma dicevo, tante volte quando penso alla verità, adesso non voglio fare della filosofia spicciola, e non voglio dire la verità è opinabile, la verità è probabilistica, questo lo sappiamo tutti, insomma, salvo casi straordinari, insomma, non parliamo poi della verità scientifica, che quella è addirittura una roba, ma tante volte mi viene da dire, ma forse qualcuno che di questi che hanno la verità a portata di mano, forse dovrebbero leggersi, sono due paginette, fronte retro, non di più, la condanna di Galileo Galilei, 22 giugno 1616. Basterebbe leggere quelle due paginette per cui questo signore finisce con dover andare una volta alla settimana a leggere i sette salmi penitenziali, che per me sono una palla terrificante, una delle pene peggiori che si possono dare, ed è una sentenza, tra l'altro, tutta piena di giudizi di falsità, di verità, di assurdità, no? Proprio le parole più usate sono falso, vero e assurdo in questa sentenza. E io, per l'amor di Dio, bisogna cercare di essere un po' equilibrati. Io, soprattutto noi, parlo per me, perché oggi io non sono per le ubriacature di garantismo, cioè non sono quello che è il garantismo. Però non credo neanche al legalismo formale, insomma, quello che sia privo di giustificazioni immediatamente percepibili. Mi dà fastidio quando nel bene o nel male si abusa della regola senza andare a capirne il significato, cercare di coglierne il significato. Però rifiuto, ecco, io non cioè chi io rifiuto l'arroganza nel guardare un fatto, insomma, nel conoscere un fatto, perché l'arroganza genera il pregiudizio, insomma, noi facciamo giurisprudenza, è la parola, insomma, la dice lunga, no? È l'uso della prudenza, no? È l'ascolto di tutte le diverse ragioni, non so come si faccia a negare l'idea del contraddittorio, francamente, è la confutazione, la falsificazione delle ragioni degli altri, se si riesce, per superare quello che parlavamo, il bard, no? Di cui si parlava prima, il ragionevole dubbio, no? È l'onestà intellettuale nel contraddittorio, la capacità di cogliere la singolarità del caso, la disponibilità anche alla tolleranza e alla indulgenza quando si vedono montagne di casi che vanno dal più. Tante volte la gente non si spiega perché per certi fatti si danno pene che magari l'opinione pubblica considera miti, considera lievi, ma non si rendono conto che in quella scala di fatti ce ne sono tali e tanti così più gravi che si cerca di dare una sorta di proporzione rispetto
hai fatto. Ragionevole dubbio, guardate, questa è una cosa fondamentale, insomma, per un giudice che non va alla ricerca del dubbio ragionevole. Ragionevole vuol dire plausibile, no? Vuol dire non marginale. Un giudice che non fa questo forse è bene che cambi mestiere, insomma. Cioè che non ha questo nella sua, nelle sue analisi del sangue, insomma. Direbbe veramente che fosse una delle voci. Ragionevole dubbio da A, insomma, vediamo se ci stai dentro, insomma. Perché poi alla fine... Cioè, non si possono usare pregiudizi, non si possono usare scorciatoie, mai banalizzazioni delle controipotesi. Noi insegniamo spesso, soprattutto negli ultimi anni, lo faremo a Siracusa, anche dello scrivere giuridico, no? Spesso parlare di scrivere di diritto naturalmente si va anche verso la forma. Ma guardate, non è un caso che in molte sentenze si usino parole come evidente o avverbi come evidentemente, pacifico, pacificamente. Sono delle, nelle motivazioni, no? In particolare nelle motivazioni delle condanne, sono delle scorciatoie logiche, sono avverbi e parole che si usano quando non si vuole fare fatica, quando si vuole superare la debolezza argomentativa, non hai da dire con chiarezza, allora gli ficchi quel ma è evidente, ma è indubbio, ma è pacifico che sia così. È vero, è una cosa davvero ricorrente. E noi cerchiamo di insegnarlo ai giudici di primo grado, anche in quella logica di scrivere solo quello che serve, di non andare a, come dire, a spezzettare all'interno delle sentenze giudizi morali, oppure fare sfoggio di erudizione e così via, insomma. Però ragionevole dubbio vuol dire ricerca della controipotesi, qualche cosa da confrontare. Certo, il più delle volte non la si trova, ma è un dovere del giudice trovarla. Se io fermo una persona alla guida di un'autovettura che è provento di furto, giusto? Io posso anche cercarla la controipotesi, ma se lui non mi dà una mano, cioè non mi dice dove l'ha presa, no? Non si crea la controipotesi. Non so se, cioè, quindi può essere che non si crei il contraddittorio perché l'imputato non lo vuole, ma non può essere il pubblico ministero a non volerlo, o non può essere il giudice a non tenere in considerazione questo confronto, perché guardate che questo è il fondamento della giurisdizione, è il fondamento del potere giudiziario. Se non ci mettiamo in testa questo, io sentivo prima parlare anche Valerio, è tornato sul tema della separazione delle carriere. Naturalmente adesso se ne dibatterà di sicuro, però è quella separazione clave di cui diceva lui, se ne riparlerà. E comunque chi vuole la separazione delle carriere, o adesso non è più, perché credo che in questo momento si stia vivendo la più forte crisi di credibilità, giusto per colpa di una serie di soggetti che preferirei non definire, e quindi mi sa, credo che qualcuno cavalcherà ipotesi di riforme ordinamentali significative, insomma. Comunque, altre volte è sembrato che non c'era per l'occasione giusta, poi dopo è saltato tutto. Lo so, però guardi questa io la vedo. Questa è l'ultima spiaggia. No, io vedo un momento particolare, insomma, io lo vedo come una cosa brutta, perché
ma non sto parlando delle responsabilità penali eventualmente di Ciccio piuttosto che di Caia, quelli sono affari suoi, ogni categoria ha le proprie mele, marce, no, no, sto parlando di altre cose, insomma, perché io, tante sono le cose che si potrebbero dire, però siccome quello che si legge è vero, d'accordo, dialoghi e incontri come quello, come quelli che sono stati riportati dai giornali, non avvengono per la nomina del presidente del tribunale per i minorenni. Ok? Ci siamo. Succedono per la nomina di procuratori e sotto, nelle procure che contano, perché ci sono anche quelle che non contano. Perché quando, con tutto il rispetto, un mio collega adesso in pensione mi disse ho accettato l'ennesima sfida professionale, dico che cosa fai, vado a fare il procuratore generale a Campobasso, è diventata una battuta di spirito, capito? Mi spiego. E però questo mi fa paura, le procure che conta. Mi fa paura perché si ritorna a quel tipo di discorso che si faceva prima, cari signori, questo è un problema serio. Poi alimentato tra le altre cose dati di teatro, no? da ripresi sempre dai media, quindi da cose che servono ad influenzare l'opinione pubblica, no? Anche le indagini che ad esempio fanno grande clamore, poi si dissolvono in una bolla di sapone, al primo incontro con la giurisdizione, al primo incontro con i canoni probatori di una giurisdizione bene esercitata, no? Cos'è la demostrudenza, la chiamiamo quella, a definire sui giornali, no? Poi incontra la giurisprudenza quella serie e si dissolve in un secondo, meno male che sono vecchio, non so, comunque adesso io, se devo dirvi la verità, siccome c'è un punto del libro di Ettore dove dice i problemi sono ben più gravi, dipendono dalla inondazione cronica dei processi. Essa induce il giudice assillato dal dovere di smaltirli a semplificare. Signori cari, il problema, e mi fa ridere perché abbiamo parlato solo di problemi, ma qui ce n'è uno che supera tutti quando parliamo di giustizia penale. Ettore parlava dell'inondazione di processi e del giudice assillato dal dovere di smaltirli. Non è solo questo il problema. L'Italia, salvo delle realtà, poche realtà che funzionano, in Italia oggi, e parlo solo del sistema penale, il sistema penale non funziona, non va. Ma non voglio fare discorsi specifici su che cosa non va, sui patteggiamenti troppo pochi, la sentenza di non luogo a procedere, chi l'ha vista e così via. Non voglio fare questo tipo di ragionamenti. Io vorrei fare con voi i ragionamenti sui dati. Come volete che si possa rendere giustizia in corti d'appello dove corti d'appello penali dove ci sono Napoli e Roma più di 50.000 processi pendenti con sopravvenienze intorno alle 10.000 e capacità di smaltimento da quel numero di giudici con circa 270 sentenze all'anno che
si ferma attorno alle 10.000. Va bene? Vuol dire che è cronica questa situazione, è una situazione insuperabile, e non riguarda solo la Roma, riguarda anche altre corti d'appello, riguarda Bologna, riguarda Venezia. Va bene? E i giudici, sì, Ettore buono, era buono, dice, i giudici si danno da fare, sì, molti giudici si danno da fare, ma qui da fare è da fare problematico, cioè qui serve una pianificazione diversa, servono capi degli uffici diversi, serve un ripensamento complessivo, della situazione. Perché cosa vuol dire avere 60.000 processi pendenti? Significa, c'è poco da fare, che si prescrivono anche reati importanti. Ma poi quali sono i reati non importanti? Scusate, è vero che ce ne sono di meno importanti, è vero che forse il patrimonio è meno importante della persona fisica, ma abbiate pazienza. Però per la persona che si vede svaligiare l'appartamento la cosa è fastidiosa, si vede fare la truffa del parente in difficoltà, ormai le truffe vengono catalogate su Google, uno va su Google, può fare un trattato sulle truffe perché ci sono 25 tipologie di truffe diverse che anzi uno le può anche imparare, se legge con attenzione impara come si fanno, tanto si prescrive. Poi deve scegliere solo il posto giusto dove farle. Deve scegliere, sì, deve andare in una corte d'appello dove non arrivano a definitivo. No, ma io potrei adesso, non voglio naturalmente tediarmi, io non parlo a casaccio, io conosco tutti i numeri. Ho fatto il capo dell'ufficio legislativo della giustizia, seppur per poco tempo. Però mi sono portato a casa tutti i dati e li ho poi seguiti tutti, perché questa è la situazione in questo paese. Ecco, io vorrei davvero, ecco, una cosa che direi a Ettore oggi, Ettore, forse la politica dei piccoli passi dobbiamo superarla, qui bisogna fare casino, insomma. Sul serio, no? Che è la cosa che dico per la verità anche all'Associazione Nazionale Magistrati, che di tutto si occupa, tranne che della situazione reale della giustizia in questo paese. Ma avete sentito qualcuno dire al ministro della giustizia, a chi di competenza, oh, ma allora, ma che cosa vuoi? Ma dirlo però, no? con incisività. Hanno pensato che per evitare la prescrizione, dato il grande numero dei processi, però l'hanno pensato dopo che tutti avevano scritto, compreso il sottoscritto, guardate che in questa situazione, se bloccate la prescrizione, create un esercito di eterni giudicabili, cioè di gente che resterà col carico pendente tutta la vita. Noi facciamo, credetemi, io parlo per me, parlo per Milano, per le realtà in cui vivo. Stiamo anche lavorando proprio sulla qualità delle decisioni, sul concetto di qualità delle decisioni, ma si può andare avanti, è possibile andare avanti, chiederei a Ettore, con questo numero di appelli, con questo numero di ricorso per Cassazione. Ha ragione quando diceva che i giudici si danno da fare per smaltirli e poi portano un sacco di processi nelle udienze e poi lui si arrabbiava perché c'erano, in sostanza si cercava di formare i riportisti, no? Quelli che si riportano con i discutisti, quelli che discutono, no? Ma è una forma, chi ha parlato di giustizia difensiva? Forse tu, è una forma di giustizia difensiva, meno male che ci sono i riportisti in appello, no? Quantomeno, ma anche in Cassazione, meno male che qualche riportista c'è, perché altrimenti non ce la si fa, non si può andare avanti, bisognerebbe chiudere la bottega, però la cosa dovrebbe partire dalle procure,
perché le procure hanno a Milano ad esempio 100.000 notizie di reati. Allora ditemi voi. Qui 10.000. 100.000 a Milano, di cui il 70% viene archiviato, ma è tutto lavoro, è anche archiviare, è comunque tutto lavoro, c'è gente che ci sta presa. Cioè questo, ma che cosa vuol dire? Uno dice, ma come è possibile 100.000 e 70.000 archiviate? 70.000 finiscono nel cestino, perché archiviazione di cassicestino, della spazzatura. No? O vanno avanti troppe, no? Troppe notizie di reato, c'è un uso strumentale della giustizia penale, io non lo so. Perché badate che da queste archiviazioni sono esclusi i pazzi, non so, quelli che si inventano, non so, il furto della galleria di Milano, insomma, no? Quelli vengono buttati via direttamente, nessuno lo iscriverebbe, no? Una cosa del genere. Quelle non entrano neanche nel numero, no? Fanno. Insomma, questa è un po' la storia. Io poi dopo sento adesso come risolvere il problema degli appelli abolendo il divieto della reformatio imperio. Io è un po' che non vedo Davico. Ma se lo vedo succede casino, per forza, perché non può dirmi una cosa di questo genere, dopo che nessuno si è lamentato del fatto che hanno tolto ai pubblici ministeri i poteri di impugnazione, d'accordo? Anche quello incidentale. Allora adesso vorresti il divieto della reformatio imperius, così scarichi sul giudice, perché il divieto della reformatio imperius è una sorta di monito del tipo stai attento, che là c'è un giudice che se tu fai appello quello ti può stangare. Sono gli spaventatassi o no? Esatto, il classico spaventatassi. Guarda che c'è il giudice, no? Se tu guardi sul vocabolario spauracchio uguale spaventatassi, così sono sinonimi, spauracchio e spaventatassi. Ma io di fare spaventatassi, adesso con tutto il rispetto, a fine della mia, scusatemi se mi permetto, l'orata carriera, non ne ho proprio l'intenzione. Grazie.